Domani pubblicheremo la nuova classifica cosiddetta sportiva, che viene così costituita: i punti ottenuti nella classifica ufficiale, più un punto per chi vince in trasferta, più punti di tre tiri in porta più calci d'angolo diviso 38, cioè le partite giocate. Più o meno la differenza reti maturano punti, più i diritti sportivi nelle televisioni come riconoscimento internazionale. Più o meno il bilancio dei trasferimenti dei calciatori diviso 3, meno il valore della rosa diviso 50, cioè un 2%, penalizzazione di chi ha possibilità di soldi.